professore inizia stamani questo tour in Maremma, una terra che lei conosce bene, che ha sofferto molto quest'anno, come tanti, ma forse per certi versi anche di più. Si riparte dalle cooperative. Sì, è una terra che conosco bene, ci sono già venuta varie volte, ci vengo spesso. Per chi si occupa di agricoltura, la Maremma è un punto di riferimento assoluto, direi. Oggi ci concentriamo sulla cooperazione, e sono venuta a vedere una bella realtà cooperativa, una cantina che mette insieme tanti piccoli produttori che probabilmente, se non avessero questa rete cooperativa che costruisce, oltre che qualità, costruisce anche coesione sociale, dà uno sbocco, un aiuto a tanti piccoli produttori, tanti piccoli proprietari, probabilmente avremmo molte più persone in difficoltà. Chiaramente questo terribile periodo del Covid ha colpito forse ancora di più realtà come questa, che non hanno nomi altisonanti o canali diciamo assicurati, e che lavoravano molto con le persone che frequentano queste zone, che, con altri produttori, e quindi hanno vissuto e stanno vivendo un momento di difficoltà. Come sta sostenendo, come può sostenere la regione realtà come queste? Noi abbiamo fatto dei bandi anche specifici per il Covid, ma questa per esempio è una delle realtà che è rientrata nel PID, nel piano di intervento sui distretti, e che sta realizzando un progetto di ammodernamento e di realizzazione di percorsi di risparmio energetico con le risorse appunto anche del PID, e quindi le risorse che transitano attraverso la regione. Poi insomma stiamo facendo anche il nuovo PSR, che ci auguriamo possa avere una ricaduta positiva comunque complessivamente su questo territorio.